Atelier Jersey? Sì. Attenda. Pronto? Sì. Sono io. Sì. Speravo che tu mi chiamassi. Perché non vieni qua? Volevo, ma il battello non parte fino a domani mattina. Vorrei essere lì da te. Ti senti sola? Un po'. Ma vado subito a letto. C'è qualcosa che non va? Non lo so. È il tempo, credo. Ho un po' di mal di testa. Allora senti, vai in farmacia e compra un tubetto di Ospris, prendi due compresse e mettiti subito a letto. Sì, farò così. Vieni presto. Come stai? Bene, grazie. E tu? Non c'è male. E che fai tu da queste parti? Dovevo pigliare il battello, ma non parte. E tu che fai? Sono di passaggio. Sembratica coincidenza, no? Già. Ma non mi vuoi più ammazzare? No. E perché? Così. Meglio così. Comunque, sono contenta di averti rivisto. Arrivederci. Se permette, ti accompagno. Tanto non c'ho niente da fare. Ma lo sai che sei diventata proprio elegante? Io quasi quasi non ti riconoscevo. Pure a te ti vedo bene. Non sembri più neanche lo stesso. Sì, non mi posso lamentare, feci una discreta fortuna. Ti posso offrire un caffè? No, no, grazie. Il caffè mi mette agitazione. Insomma, adesso mi posso permettere di tornare a paese e aprire un bar tutto mio. Bello, grande, e giusto nella piazza la voglio aprire. Ma tu poi ti sposasti? E che te pare che sono il tipo che si sposa una ragazza inglese? Pensa che una volta ho vissuto per 2 mesi con una ragazza, come marito e moglie, con convenaggio. Lei mi voleva bene, però ogni tanto mi diceva: stasera esco con gli amici. Io ci dicevo: scusa, ma se mi vuoi bene, perché esce con gli amici? E sai cosa mi rispondeva? L'amicizia è importante come l'amore. Beh, e tu cosa facesti allora? Io ci dissi: tu devi scegliere o me o gli amici. E lei che fece? Scelse gli amici. Ma tu cosa volevi da lei? Cosa andavi cercando? Assunto. Io voglio una donna che sia mia. E pensare che tutto questo è successo per quella stupidaggine che abbiamo passato una notte insieme. Perché la chiami stupidaggine, Assunta? Volevo dire una cosa senza importanza. No, Assunta. Senza importanza fosse per la gente di questo paese, ma non per me. Cosa intendi dire? Voglio significare che secondo i nostri sacrosanti principi io ho ancora qualche diritto sopra di te. E è proprio per quella notte. Non capisco quello che vuoi significare. Assolutamente.
Tu siciliana sei, come me. E capisci benissimo il mio significato. È inutile che mi guardi così. Cambiai. Molto profondamente. Vuoi ballare? Assunta, ti ricordi a paese quando ballavamo fra uomini sul terrazzo? Io scingevo a cammello e mi immaginavo di scingere a te. E io ballavo con mia cugina e intanto pensavo: Vincenzo, stringimi. E perché ridi, Assunta? L'agitazione. È la prima volta che balliamo insieme, noi due. La prima.